lasciarvi il video, volevo dirvi che la clip che state osservando verrà inserita negli ultimi due episodi di Universal Force 3, perché ho dovuto separare il video poiché è troppo lungo. Quindi, volevo ringraziarvi tutti per il supporto che avete dato alla serie, per i commenti, per i mi piace, per tutto il supporto che ho ricevuto. Quando l'ho iniziato non avrei mai pensato di ricevere un così grande successo come è stato. Vi spoilerò anche che Mega Man Star Force non finisce qua, lo dirò anche nel prossimo video, ma inizierà la parte bonus, che non si chiamerà più, che non continuerà più la serie di Mega Man Star Force 3, nel senso non si chiamerà più Mega Man Star Force 3 Black Ace episodio 53, ma si chiamerà Road to Sirius. In caso di modifiche sul nome vi farò sapere poi io, ragazzi. Supportatemi quindi fino all'ultimo e non vi preoccupate, già dalla prossima volta inizieremo la parte bonus. Quindi vi lascio il video e bella ragazzi. Kelvin ha ragione, non possiamo arrenderci. Gente, avete ascoltato quell'uomo? Faremo qualsiasi cosa in nostro potere per riportare Geo sulla Terra. A tutto lo staff WASA e degli agenti della polizia Satella. Faremo qualsiasi cosa in nostro potere per salvare Geo Stellar dallo spazio. Voglio idee e strategie, immediatamente. Il mio ordine ha una sola prerogativa. Non arrendersi mai. Adesso al lavoro. Eh sì ragazzi, deve esserci qualcosa che possiamo fare anche noi. Più gente lavora insieme, più facile realizzare un miracolo. Ciao, sono io, il manager dello Speakerman. Sto per indirizzare alla WASA tutta l'elettricità dello Speakerman. Proprio così, tutta. Non mi importa se il sistema andrà al collasso, dobbiamo aiutare la WASA. Forse potremmo usare quel telescopio ultra potente che ho comprato il mio papino. Wow. Sorellona, cosa facciamo? Andiamo alla base del dealer. Potrebbe esserci qualcosa che potremmo usare per dare una mano. Ok, andiamo. Dovresti venire con noi. Tre teste sono meglio di due. Forse hai ragione. Mega Man ed io non abbiamo concluso la nostra lotta. Se diventa polvere spaziale non riuscirò mai a fargliela pagare. Grazie, ok, va bene. Apprezzo il tuo aiuto. Mostriamo al dealer di cosa sono davvero capaci gli studios WBG. Se rilavoro le funzioni trasmissive del nostro satellite, riuscirò a mostrare un'immagine dello spazio. Bene, con questo potremo cercare il ragazzo. Rimane solo un'altra cosa importante da fare. Voglio fare un annuncio televisivo globale. Vorresti essere la portavoce di questa mia proposta? Certamente, sono prontissima. È incredibile ragazzi, dopo parlo un attimo. Vorrei usare la grande capacità di analisi del sistema ambientale per impiegarla nella ricerca di Geo. Mentre le funzioni del sistema ambientale saranno offline, il clima potrebbe pian piano diventare poco piacevole. Tuttavia resisteremo per il bene del ragazzo. Faremo di tutto per lui, troviamolo, Strong. Non mi importa se si scatena un tornado o roba simile. Terrò duro se è per Geo. Vi ringrazio tutti, lasciamo che accada un miracolo. Risultanza, ok. Capo! Cosa c'è? Grazie alla teletrasmissione degli studi WBG, tutta la gente della Terra ha impostato lo stesso proposito. Qual è il proposito? È riportare Geo a casa. Stanno facendo tutti del loro meglio per realizzare questo proposito. Il potere di un proposito è incredibile. Tutti noi dovremmo cambiare il nostro proposito nel riportare Geo a casa. Ritorna a casa, Geo! Geo! Hai fatto così tanto. Perciò ritorna e riposati per un bel po'. Geo, ti aspettiamo tutti. Ok, forse dividerò l'episodio. Comunque, stavo cercando di dire, è incredibile ragazzi cosa possono fare gli umani quando sono uniti, quando hanno uno scopo comune. Davvero niente può fermare qualcuno, un gruppo di persone che ha uno scopo. Quando uniamo le forze siamo davvero imbattibili. E questo è una piccola parentesi per quello che sta succedendo nel mondo adesso, succederà ed è successo, ok? Quindi volevo fare un attimo di riflessione su questo. Geo, apri gli occhi. Santo cielo, per quando ancora intendi dormire? Ok, io mi sveglio tardi, Omega Xyz, che cosa vuoi? Oh, salve lei! Papà! Mega! Tutti sulla Terra attendono il tuo ritorno a casa. Figliolo, non c'è tempo per farsi una dormita. Sembra che il mondo intero abbia impostato lo stesso proposito. E grazie a questo c'è un mucchio di energia inviataci dal pianeta. È l'energia scaturita quando viene impostato un proposito. Questa volta ce n'è così tanta. Credo che potresti chiamarla onda proposito.
Mi piace, è un bel nome. Se Mega e io combiniamo i nostri poteri, riusciremo ad inviarti sulla Terra. Aspettate, che ne sarà di te, Mega? No, non sono d'accordo con l'idea. Io tornerò di sicuro a casa. Vai prima tu, e di Adop, voglio dire tua madre, che tornerò a casa presto. E saluti i tuoi amici da parte mia. Arrivederci, ragazzo. Il nostro tempo sulla Terra insieme è stato breve, ma cavolo, che esperienza. Vai, svignatela. Tutti ti stanno aspettando. Sei stato fantastico. Sono così fiero di essere tuo padre. No, non sono d'accordo, io no. Papà, Mega! No, niente, ok. Non posso appellarmi al quinto grado. Mi comunico. Spacco tutti si conclude così. Spacco tutto se si conclude così. Allora, Kevin, hai già pensato al suo nome? Ok, questa è la frase che ha detto prima, quella che c'era un episodio o due fa. Che è quella completa, forse. In realtà l'ho già trovato. Chiamiamolo Geo. Proprio il genere di nome che mi aspettavo da te. Voglio che sia pieno d'amore e di forza. Perciò voglio chiamarlo come questo pianeta, che ha una gran quantità di entrambi. Geo. Mi piace. Ehi là, Geo, sono tuo papà. Mi rendi così felice. Non vedo l'ora di tenerti tra le braccia. Anch'io. Grazie, Geo. Ci hai reso le due persone più felici del mondo. Oh, dai, non può concludersi così. Questi erano i ricordi di papà. Devono essere stati rilasciati quando ero nella meteora G. Grazie di tutto, mamma e papà. Avere due genitori come voi mi rende il ragazzo più fortunato del mondo. La Terra? No, non può concludersi così, vi prego. Quella è la Terra, casa mia. Vieni a casa, ritorna, Geo! Posso sentire tutti. Grazie mille. Sto arrivando. Tipo cometa blu. Shooting star. Come stella cadente. Noè. Non ci credo. Non ci credo, è finito. Ah, se notate hanno calcolato i tempi in modo che... Perché se nell'emulatore non c'è un pezzettino di spazio, in pratica. Vabbè, dopo mi scrivo. Ah, vi invito a osservare sotto più che sopra. Vi metto io. Ok. Io i titoli di coda, ragazzi, li faccio passare perché mi sembra doveroso. Che bella immagine questa. Mi sembra doveroso nei confronti di chi ha creato il gioco. Geo, Sonia, Zack. Quindi sono già tornato sulla Terra io. Cioè, mi sembra doveroso nei confronti di chi ha creato il gioco e oltretutto questo qua è un gioco che stimo molto, quindi mi sembra più che giusto far vedere i titoli di coda. Intanto, non so, guardiamo un po' le immagini, parliamo un attimino. La cosa che stavo dicendo prima è davvero... ho voluto fare una riflessione perché a volte sembra che il mondo si odi, che non so come spiegarlo neanche io, che due etnie diverse si odiano. Per esempio, faccio un esempio alquanto banale, quello che sta succedendo adesso con la questione dell'ISIS. Non che io voglia farne un discorso ampio, intendo solo dire che se vedete per uno stupido motivo, parliamoci chiaro, per una religione che non è come la loro, vogliono cambiare il mondo. Un po', se pensate, lo stesso obiettivo di Jack e Tia. Gli è stato fatto un torto e vogliono fare in modo che tutti gli altri subiscano lo stesso torto. Non è la cosa giusta. Il problema è che a volte non ce ne accorgiamo. Però, ragazzi, quando l'umanità riesce in generale a mettersi d'accordo, a osservare, oh, che bella, questa foto è fantastica, ragazzi, con Ace, Tia e la Goda. Quando l'umanità riesce a mettersi un proposito in testa, riesce a fare veramente cose fantastiche. Io adesso sto parlando senza un copione, senza niente, quindi se a volte mi fermo è per questo, ragazzi.
Alcuni di voi magari si chiederanno perché a me piace così tanto la saga di Mega Man Star Force 3. Perché, ragazzi, rispecchia tantissimo la realtà. È un gioco vecchio, banale, e quanto volete, ma ha davvero... Ah, c'è anche Acid. Ha davvero degli ideali come videogioco che non ho ancora trovato in nessun altro videogioco. Se uno davvero lo vive con questo spirito, davvero per qualunque persona potrebbe essere il gioco migliore di tutti. Oltretutto quello lì, la foto di prima che è passata è geosuffiato dalla scuola. Non mi sto più che altro soffermando sulle foto, sto spiegando alcune cose in modo che passino i titoli di coda. Ringraziamo Orinouchi, non faccio a meno di dire queste cose perché è meglio, sono tipo giapponesi, no, che non pronuncerò mai bene i nomi. Comunque, ragazzi, per questo mi piace Mega Man Star Force, perché ha davvero degli ideali di fondo che lo rendono un gioco di tutto rispetto per me. Al di là del fatto che è un gioco fantastico, perché ha una... cioè, la storia è bella, è un fantasy che a me piace, cioè a me piacciono le storie di fantascienza, quindi va bene, ma al di là di quello ha davvero degli ideali molto belli. Ok, proseguiamo. Presentato da Capcom. Due settimane dopo, quindi tutte quelle immagini che abbiamo visto probabilmente sono delle settimane che ho passato io. Papà, Mega, sono riuscito a tornare a casa solo grazie a voi. Ho passato tanti bei momenti con tutti. Ed ho deciso di vivere la mia vita al massimo, anche se non siete qui con me. Ma per un po', ogni giorno, sono molto triste. Mi mancate così tanto. Immagino. Cioè, ho rivisto mio papà e tipo pochi istanti dopo ho dovuto dirgli. Ok. Eh? Che gli prende quella stella? Una stella cadente blu. Sì. Si fa sempre più vicina. Ah, viene da questa parte. Oddio, che incubo. Ok, sono morto, bene. Oddio! Eh? Ehi, ragazzo, sono tornato. Mega! Mega! Che bella scena questa. Questo non è un sogno, vero? Sei davvero tornato. Pensavo che non ti avrei mai più rivisto. Pensi che sarei crepato così? Ok, pensi che sarei crepato tanto facilmente? Oh, vero, qualcun altro dovrebbe essere qui a minuti. Cosa? Intendi dire? No, dai, non può essere vero. No, non ci credo mai nella vita. E invece sì. Ah, eccolo qui. Ragazzo, potresti voler indossare il tuo guantone da baseball. Ah, ragazzo, potresti voler indossare il tuo guantone da baseball. Ok. Cosa? Di nuovo? Mi uccidono prima o poi, perché prima o poi qualcuno in testa mi prende. Stai a vedere che... fatto! Mamma! sempre a casa arrivo così, io proprio arrivo così a casa, io. Tutte le volte. Lavati le mani, Mega? Hop, sono a casa! C'è anche qualcun altro. Si sono guardati prima, si sono sorrisi secondo me. Non ci credo. Scusa se ci ho impiegato così tanto. Kelvin. Tesoro, sono a casa. Sono finalmente a casa. Oddio, è finito così. Non ci credo.
Ok, quella foto la voglio come nuovo, il mio nuovo salvaschermo. Vorrei soffermarmi sul mega che sta soffocando, però va bene, ok. Ok, 17 ore di gioco! Ho 17 ore di gioco! Vuoi salvare? Sì! Dove dovrò sovrascrivere i dati salvati? Sì, sto salvando, non spegnere. Salvataggio complicato. Complicato, salvataggio, io complico i salvataggi. Ok, quindi niente, questo era davvero l'ultimo, finalmente. Io speravo che non arrivasse mai, ma evidentemente un gioco deve finire prima o poi. Ok, quindi, Star Force 3. Mega Star Force in the Case, dati 1. Ok, abbiamo una medaglia. Continuiamo un attimo. Voglio vedere se magari c'è qualcosa di nuovo. Oh, messaggi in arrivo. Ok, al momento la oasi e l'area circostante sta subendo l'influsso di una potente interferenza M. Deve essere la causa la qualche tipo di rumore. Tutti i membri della polizia satella capaci di rispondere vengano all'area della oasi immediatamente. Ok, quindi devo fare pulsout. Ok, ragazzi. Se pensate che Mega Man Star Force 3 sia finito qua, vi sbagliate di grosso. Infatti, questo è il nostro prossimo obiettivo. Questa onda gigante qua che vedete alle mie spalle. Quest'onda rumore viola è particolare rispetto alle altre. Quindi, se vi piace questo commento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bella ragazzi! Bellati ragazzi, io sono Anch'io, se per chi non mi conosce mi presento dicendo che sono stato il primo a portare Mega Man Star Force 3 in Italia e sono fiero di averlo fatto. Se siete interessati a altri video di questo tipo, vi lascio il link in descrizione della playlist e dell'ultimo episodio se ve lo siete perso. Inoltre, dico ancora una volta a chi avesse problemi di udito che la prossima serie si chiamerà Road to Sirius e continuerà la serie di Mega Man Star Force 3 Black Ace riguardante la parte bonus. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e condividete con i vostri amici. Bella ragazzi! No, no, dai! Non funziona, venga! Ho gridato e fatto tutto, cavolo, è così imbarazzante! Effettivamente! Allora vieni! Vieni a conoscere il vero potere della Meteora G! Ragazzo, diamoci dentro! La battaglia finale! In onda!